Domenica delle Palme di Sangue a Torre del Greco, intorno alle 23 nel parcheggio delle giostrine di Via Leopardi, dei giovani del posto e dei ragazzi di Torre Annunziata per futili motivi hanno iniziato a litigare, tutto è poi sfociato in un omicidio raggiunto da 7 colpi di coltello, di cui uno fatale al cuore, il 19enne Giovanni Guarino, ferito gravemente un suo amico ricoverato all'ospedale Maresca, dove si sono riuniti poi un'ottantina di parenti e amici dei due ragazzi. Danneggiate una parete di cartongesso e alcune vetrate. Nella notte intanto sono stati fermati dalla polizia due 17enni di Torre Annunziata per il delitto. Sul caso indaga la procura per i minorenni di Napoli, sconvolta la comunità di Torre del Greco. Non ho parola perché queste cose qua sono tutti i giorni che succedono, quindi si deve prendere un provvedimento serio, ma serio, perché qua non si può andare più avanti. Polizia, carabinieri, vigili urbani, tutti quelli che fanno parte di un comune, chi è che dovrebbe sorvegliare? Qua non c'è nessuno. La colpa è di questi signori. Non abbiamo parole. Siamo da soli, ci hanno abbandonato tutti quanti. Capo, qua non funziona proprio più. Non funziona proprio. Qui non si capisce più niente. Una ragione che piglia accusato, una ragione. Vuol dire che è sceso dalla casa premeditato. Se un ragazzo è per bene, non va con questi locati in casa. Lei è al bar proprio di fronte a dove è successo l'omicidio. Cosa è accaduto ieri sera? Mio marito dice che si sono sentite delle voci di ragazzi che un po' più animate, però non pensavamo mai a una cosa così eccessiva. Stamattina poi abbiamo saputo la notizia addirittura che un giovane ragazzo ha perso la vita. A noi dispiace. C'era la confusione ai ragazzi, perché i ragazzi vengono, si vogliono divertire ed è giusto che sia così, ma no arrivare ad uccidere un giovane,